Benvenuti a questa nuova puntata di Qual Buon Veneto, alla scoperta delle meraviglie del Veneto. Oggi siamo a Caorle. Ci troviamo fra le foci del fiume Livenza, che nasce dalla famosa sorgente del Gorgazzo, e il Lemene, che è il fiume che attraversa Porto Gruaro. Questo paesino, benché è diventato un'attrezzata città turistica, ha comunque in sé ancora la sua vera natura, un borgo di pescatori. Le case dai colori vividi, gli scorci particolari ci fanno ancora assaporare il profumo del mare e una storia ricca di tradizione. L'origine del nome Caorle è al momento incerta, sembra fosse capruale, forse perché la zona era abitata da capre o forse perché vi era il culto della dea Capris. Quel che è certo è che queste zone erano abitate già 1500 anni prima di Cristo, anche se le origini di rilievo le abbiamo solo in epoca romana. Infatti il Porto Falconera era un punto di riferimento per tutti coloro che volevano risalire il fiume Lemene fino a Porto Gruaro e il ritrovamento al largo del mare di Caorle di una nave romana da carico completamente intatta è una prova di questo storico e glorioso passato. Il suo legame con Venezia fu essenziale e seguì di pari passo le sorti della Serenissima. Caorle divenne popolosa e florida grazie anche ad alcune popolazioni, ad esempio da Oderzo e da Padova, che si trasferirono in queste zone fuggendo dalle invasioni barbariche. Caorle divenne fondamentale per la Serenissima perché riforniva Venezia di imbarcazioni e militari. Seguì le sorti della Serenissima anche nel 1797 con la caduta di Venezia e anche Caorle, come Venezia, passò sotto Napoleone. Il Duomo di Caorle sorge sulle rovine di una precedente chiesa cristiana. Questa chiesa cristiana, molto antica, sembra, in base ai reperti, essere contemporanea alla cattedrale di Torcello, quindi terminata attorno all'anno 1000. La torre campanaria, che potete vedere, è alta 42 metri e un tempo era collegata all'edificio adiacente. Questa risale al IV secolo, anche se è stata più volte ristrutturata e rimaneggiata. È molto interessante, molto caratteristica questa torre. Un tempo forse era un faro o una torre di avvistamento, ma è la pendenza. Pende un grado e mezzo, mentre, così per farci un'idea, la torre di Pisa pende 4 gradi e mezzo. Thank you.
Il santuario della Madonna dell'Angelo è una chiesa di Caorle molto antica, anche se questa costruzione risale al XVIII secolo. La prima fondazione di questa chiesa è attribuita ai concordiesi che si erano spostati verso i territori costieri dall'entroterra a seguito delle invasioni barbariche. Perciò questo edificio, questa chiesa o la precedente chiesa, è il primo edificio sacro dell'epoca romana. È interessante la leggenda che c'è dietro al nome Madonna dell'Angelo e è stato prodotto un bel video. Ora ne vediamo un piccolo pezzo. Questa è la storia della Madonnina dell'Angelo, così come ci è stata raccontata almeno. Una notte di luna e di stelle. Con questa meravigliosa vista dell'Adriatico, il nostro viaggio per oggi termina qui. Abbiamo visitato Caorle, un borgo di pescatori che è una vera e propria perla. Grazie per averci seguito. A presto.